Beppe Grillo è arrivato a Roma per trovare una via d'uscita dopo l'ordinanza del Tribunale Civile di Napoli che ha decapitato di fatto i vertici grillini. Non vi posso lasciare un attimo da soli, che combinate disastri, avrebbe detto il garante dei 5 Stelle, che ha incontrato facendo in modo di non essere ripreso dalle telecamere prima ai vertici del movimento. Il primo faccia a faccia è stato invece il colloquio durato circa un'ora a Parco dei Principi con il ministro Luigi Di Maio e i suoi avvocati in un clima si è appreso abbastanza teso. Successivamente il ha visto anche il capogruppo in Senato Mariolina Castellone e l'avvocato Andrea Ciannavei. A seguire l'incontro con l'ex sindaca Virginia Raggi negli uffici di Luca Amato, il notaio a cui spesso il Movimento 5 Stelle ha fatto riferimento per certificare i propri atti. E infine Giuseppe Conte, che ha l'obiettivo di chiudere in fretta la partita e tornare a riprendersi la leadership del partito. Il pericolo che incombe intanto è quello di finire in una spirale di cause che prosciugherebbero le casse e le risorse politiche. L'ex Premier si deve ancora convincere sulla strada che si prospetta, ovvero un nuovo comitato e poi voto sullo statuto. Nelle scorse ore aveva preso quota l'ipotesi di fare subito una votazione per modificare lo statuto del Movimento 5 Stelle, senza eleggere prima il nuovo comitato di garanzia. Ipotesi che però Grillo ha immediatamente stoppato per timore di andare incontro a un nuovo ricorso che il legale dei ricorrenti di Napoli, Lorenzo Borrè, si era già detto pronto a intestarsi. Proprio l'avvocato ha fatto intendere che vede un iter preciso che riguarda il movimento e prevede la nomina di un comitato di garanzia, quella del comitato direttivo, e infine il voto su Rousseau, spiegando che un percorso alternativo potrebbe portare a nuove carriere giudiziarie.